ho bisogno di un sole, in Natal d'autor, ho bisogno di un sogno, altrimenti amore. San Luca un guerra, ti ascolta a me, nessuno può comprarmi, nemmeno te. Abbiamo bisogno, secondo me, di discutere come fare andare avanti il Partito Democratico. Io non ho interpretato le cose che diceva Fausto come un ritorno indietro. Noi siamo in una situazione dove dobbiamo decidere come andare avanti e quindi fare una discussione adeguata su cosa il Partito Democratico che vogliamo, sul suo programma e sulle sue proposte. Io credo che il vero problema che abbiamo è che questa discussione non l'abbiamo fatta. Noi abbiamo fatto un anno e mezzo, è stato detto, di continue primarie attorno a un leader, poi abbiamo verificato che questo leader non aveva il consenso adeguato all'interno del partito, oltre alle traversie elettorali, ma non abbiamo costruito quella comunità di intenti che deve essere un partito, che è una condivisione, secondo me, di ideali, ed è una condivisione di proposte. Questo il tempo per questa discussione non ce lo siamo dato. Saltare questa discussione, secondo me, ci ha messo in questo cul-de-sac. Questa discussione, secondo me, noi la faremo fino in fondo e nel modo adeguato e col tempo giusto se cominciamo a condividere degli argomenti. Quelli che sono stati portati questa sera, io li trovo alcuni fondamentali: il tema del radicamento territoriale di un partito, la presenza nei territori, il tema di un partito che deve essere popolare per esistere, io eliminerei così il termine utile o meno, cioè se rappresenta popolo, se sta in mezzo agli umori e ai problemi sentiti dalla popolazione, soprattutto quella delle periferie, e se questo partito si pone il problema di dare delle risposte per questo paese. Questa discussione non l'abbiamo fatta, questa discussione abbiamo l'occasione per farla. Se perdiamo questo treno, secondo me è un problema, perché siamo esattamente incagliati sul fatto che, non avendo fatto questa discussione, siamo ancora ex PS ed ex Margherita. Abbiamo validi dirigenti nazionali, i nomi sono noti. Penso che noi dobbiamo chiedergli di dare una mano a costruire un nuovo gruppo dirigente, che non vuol dire farsi da parte, ma assumere un altro ruolo, il ruolo di contribuire davvero a fondare questo partito. Io vedo questo che molto manca, e quindi quando si dice una discussione sui valori, io non intendo che ognuno ha i suoi valori, per cui non in politica, no, io un partito politico, secondo me, sul tema della laicità, qualche contenuto di fondo condiviso a maggioranza lo deve avere, almeno. Su alcuni temi il fatto fondativo ci deve essere. E io penso che su questi temi, al di là delle ex appartenenze, ci sia invece la possibilità di un fatto fondativo comune sugli ideali e sui valori. Proprio perché altrimenti non si trasmette senso di appartenenza. L'identità intesa contro è quella dilagante. L'identità, secondo me, si definisce sempre in relazione all'altro. La destra lo costruisce contro gli altri, inventandosi il nemico. Qua a Bologna è bastato seguire i temi della casa, Acer, eccetera, per capire che c'è humus a costruire un'identità contro gli altri. Noi la dobbiamo costruire con gli altri, la nostra identità. Però va costruita, non va intesa come un orpello. E allora forse uno dei temi che a me piacerebbe approfondire, questo del lavoro, tu hai citato la città del lavoro, per cui mi hai colpito in un punto debole, però la città del lavoro di Trentino contiene un passaggio che io continuo a riproporre ai miei amici che mi sopportano, dove dice che nella storia del movimento operaio c'è un tema che non è mai stato sviluppato a maggioranza nella discussione dei vari partiti dell'allora sinistra. E il tema è che accanto alla redistribuzione del reddito, che ha fatto vivere e costruire e fondare le nostre socialdemocrazie, è rimasto sempre latente in ombra il tema della redistribuzione del potere delle persone da sole collettivamente di autodeterminare la propria vita. Questo mi porta a dire che è strano che un partito che si chiama democratico, sul tema democratico e di politica democratica, la qualità
di questo termine non produrre nessuna riflessione, perché secondo me non è in contrasto con la riflessione, ad esempio, questo termine, con quella che proponeva Anderlini. C'è stata una fase della nostra discussione dove si è arrivati con cognizione di causa a dire che il socialismo era un mezzo per realizzare la democrazia, tanto per dirne una. Quindi tutti gli elementi di politiche socialdemocratiche, secondo me, abbandonati troppo in fretta, mentre dovevano essere innovati, magari in alcuni settori radicalmente, come ad esempio le politiche sindacali rivolte ai precari, sono state troppo in fretta abbandonate. Però attorno a questo tema di prendere sul serio la parola democrazia come tema fondativo è una delle questioni che porrei alla nostra discussione, a partire dal fatto di attualizzare per esempio alcuni nostri termini, poi la finisco lì. L'egemonia è un termine che ogni tanto esce fuori dalle nostre discussioni. Prendiamo sul serio il termine democrazia e cominciamo a vedere se non ci può essere più utile altri termini, tipo il fatto dell'affinità, di condividere con altre persone dei programmi, dei progetti, delle proposte senza ambizioni di egemonia e di imporre la nostra visione usando gli altri come uno strumento perché non si raggiunga il potere. Ho bisogno di un sole in Vatol d'Auto, ho bisogno di un sogno, altrimenti amo San Luca un guerra che ascolta con me.